Il Grand Hotel di Dobbiaco venne costruito tra il 1877 e il 1878 come K&K, hotel di lusso dell'impero austro-ungarico. Originariamente era l'albergo della stazione ferroviaria, il cosiddetto Südbahn Hotel. Nel 1999 il Grand Hotel Dobbiaco si è ripresentato nel suo antico splendore, accuratamente rinnovato, ma in un clima ancora pregno del suo passato storico. Hans-Jörg Viertler, il direttore dell'attuale centro culturale Grand Hotel Dobbiaco, ci aspetta all'ingresso. Sono felice di potervi dare il benvenuto al centro culturale Grand Hotel di Dobbiaco e di potervi dare una piccola guida del nostro centro. Già all'inizio del secolo scorso il Grand Hotel era un albergo rinomato dove alloggiavano personalità di spicco provenienti da tutta Europa. Questo contribuì a dare al Grand Hotel un'aura di nobiltà. Nell'autunno del 1887 arrivò addirittura a Dobbiaco il successore al trono tedesco Friedrich. Nei suoi tempi migliori al Grand Hotel vennero raggiunti 350 posti letto. Il compositore Gustav Mahler visitò nel 1908 Dobbiaco per la prima volta. Visse una fase di vita difficile e soffrì anche di una malattia di cuore. Nel Tränkerhof Mahler trovò tre stati di pace e compose qui Il canto della terra, la nona sinfonia e il frammento della decima. Morì nel giugno del 1911. Seguirono decenni molto turbolenti finché l'Italia, per fortuna, visse una fase di crescita commerciale, così che la clientela italiana scoprì Dobbiaco con il suo lago panoramico come mecca alpina del turismo estivo. Parallelamente, anche il Grand Hotel si riprese. L'enorme complesso del Grand Hotel di oggi comprende, accanto ad un vasto parco, un modernissimo centro cultura e congressi, una caffetteria con ristorante gourmet e un ostello della gioventù. La casa offre la possibilità di pernottamento con belle, spaziose stanze da uno, due o tre letti, sia per ospiti singoli, sia per le famiglie, sia per i gruppi. Merita un richiamo speciale il centro visite dei parchi naturali situato nell'ex Grand Hotel di Dobbiaco, che fornisce informazioni inerenti ai paesaggi naturali e culturali, alle possibili escursioni, agli avvenimenti storici e tante altre informazioni, da poco con una mostra speciale sul patrimonio culturale UNESCO delle Dolomiti. I visitatori fanno conoscenza con le peculiarità e unicità delle due aree protette, il Parco delle Tre Cime e quello di Fanes Sennes Braies. Show multimediali e un film sui parchi naturali ci mostrano, nella sala appositamente arredata per la presentazione, la gran varietà della vita nei parchi naturali dell'Alto Adige, come anche la Grande Guerra in montagna, la geologia delle Dolomiti di Sesto, l'inizio dell'alpinismo e l'inizio del turismo. Il punto centrale di tutto il complesso è però la bellissima sala Auditorium Gustav Mahler, della capienza di 460 posti e da un'eccellente acustica. Qui hanno luogo le settimane musicali Gustav Mahler, conosciute ormai anche oltre i confini del nostro paese. Sono solo un esempio delle numerose e apprezzate manifestazioni che abbracciano l'arte, la musica e il turismo di questo territorio. Il Salone degli Specchi è la cornice prestigiosa di un auditorio con una capienza di 150 persone. Qui siamo nella Sala Specchi del Centro Culturale Grand Hotel. È la sala dove avvengono innanzitutto i concerti della Scuola di Musica dell'Alta Posteria, che ha la sede qui nel nostro centro, ma anche tante altre piccole manifestazioni, conferenze e tanto altro. Si aggiungono numerose salette per seminari e workshop e ampie sale da esposizione. Tra le manifestazioni culturali spiccano i colloqui di Dobbiaco, ormai rinomati in tutta Europa, che annualmente hanno luogo in autunno e che nel 2014 festeggiano il loro 25esimo anniversario. Portano avanti la visione di un'era solare di Hans Glauber, pioniere della sostenibilità e originario di Dobbiaco. L'obiettivo è quello di realizzare nell'ambito regionale vari progetti dell'efficienza energetica, della mobilità, del turismo e dell'agricoltura. Ringrazio per la vostra visita al nostro centro culturale Grand Hotel a Dobbiaco e avrei grande piacere potervi salutare qui a Dobbiaco in occasione di una delle nostre prossime manifestazioni.